E siamo giunti al momento del primo collegamento, lo anticipavamo in apertura, su Padre Pio TV ci piace parlare di cose belle, importanti, che possano lasciare un bel segno, un bel esempio, e sicuramente in questo senso si muove il Festival del Bene Comune che avrà luogo questo fine settimana a Matera. Abbiamo in collegamento con noi Maria Chiara Cefaloni per farci fare questo viaggio nella città dei Sassi e in questo meraviglioso evento. Buongiorno e ben trovata Maria Chiara. Come Buongiorno. va? Tutto bene? Ti abbiamo fatto alzare presto stamattina o è tua abitudine comunque metterti in moto subito? Questi giorni siamo molto impegnati con la festa di questo weekend del Bene Comune, quindi siamo super operativi. Perfetto, complimenti per questa bella iniziativa. Abbiamo anche una grafica che ci restituirà le mille iniziative che lo caratterizzano. Ti lascio l'onere e l'onore di farci entrare dentro, tessere Festa del Bene Comune. Sì, allora l'idea di questa festa è partita proprio da alcuni amici con la volontà di mettere al centro della nostra città il bene comune, la costruzione del bene comune, superando anche tutte quelle piccole o grandi barriere che a volte impediscono di mettersi insieme e fare rete. Quindi l'obiettivo di questa festa è proprio quello di promuovere l'attivazione di processi di partecipazione e cura da parte dei cittadini della città di Matera, partendo però da tutto quello che già viene fatto. Questa proposta, questa idea è stata lanciata alla città e in tantissimi, in brevissimo tempo, hanno risposto e continuano a rispondere, e questo ci dice che c'è proprio una volontà di costruire il bene comune. L'evento che ci sarà questo weekend, che parte appunto domani venerdì e finirà domenica, è solo l'inizio, vuole essere proprio il calcio d'inizio di un processo, quindi non un evento spot, ma una possibilità di mettersi insieme e continuare a costruire il bene comune insieme. Come lo faremo in questo weekend? Metteremo in atto quello che già viene fatto da tante realtà, tante persone della nostra città, però lo faremo insieme. Ci riconosceremo quindi come persone che costruiscono il bene comune. Partiremo domani con un laboratorio di apertura per costruire dietro le quinte della festa, e saremo al Santuario della Palomba, quindi Matera, e alle 19 ci sarà un talk sul bene comune. Interverranno Sabrina Bonomi, Mariella Stella, Emanuele Curti e Rossella Tarantino, e a seguire avremo un momento proprio di festa perché vogliamo festeggiare il bene comune. La mattina dopo invece Matera sarà invasa da tanti piccoli momenti, tante gocce le abbiamo chiamate, che saranno rivolte a tutta la popolazione, saranno piccoli laboratori che vogliono proprio mettere in atto piccole azioni per costruire il bene comune. Partendo da quello anche che tutti i giorni possiamo continuare a fare. Nel pomeriggio avremo due momenti culturali: la presentazione del libro Per molti anni da domani sarà alle 17 con Giorgio Brizio presso il portico della biblioteca, e poi invece a seguire alle 18 avremo la presentazione del secondo numero del giornale Scatenati, che è un giornale scritto con i volontari insieme ai detenuti della casa circondariale di Matera. Concluderemo la serata sempre con un momento culturale di teatro, con lo spettacolo Bestiario, che si terrà invece alla tenda Caritas. Domenica mattina interverrà invece Don Antonio Loffredo del Rione Sanità, che ci porterà la sua esperienza, un'esperienza molto forte in questo quartiere, e invece il pomeriggio ci metteremo subito al lavoro per fare un po' il punto della situazione e iniziare a progettare il prossimo anno, le prossime iniziative, proprio per non fermarci, proprio per non far sì che questo sia un evento di pochi giorni, ma vogliamo direttamente partire per costruire i prossimi passi insieme. Grazie Maria Chiara, sei stata veramente chiarissima, è il caso di dire. Bellissimo il programma delle attività che si svolgeranno questo weekend a Matera. Volevo chiederti se appunto la partecipazione è libera e gratuita o se c'è bisogno di registrarsi in qualche modo a qualche evento, così possiamo dare qualche dettaglio in più a quanti volessero venire a toccare con mano la bellezza che state costruendo.
Certo, allora, tutti gli eventi sono assolutamente gratuiti. Potete seguirci sulle pagine Instagram e Facebook, tessere Festa del Bene Comune, per avere tutte quante le informazioni. Solo per il sabato mattina alcuni dei laboratori richiedono la prenotazione, ma solo per una questione logistica, per sapere quante persone ci saranno. Però tutte queste informazioni le trovate appunto sui nostri canali social, ci potete contattare. Molto bene, Matera sta vivendo ormai da un bel po' di tempo un momento di grazia, possiamo dire. Quanto è corretto, affermare che questo sta avvenendo anche grazie all'impegno di tanti giovani come te, magari che stanno anche facendo ritorno dalle grandi città in cui si erano trasferiti per studiare e per lavorare? E il tema dello spopolamento è molto presente in questo territorio. Io in realtà appunto non sono di Matera, ma vivo qui da qualche anno ed è bello vedere che continuano ad esserci giovani persone che vogliono costruire in questo territorio e vogliono restare. E penso che anche l'obiettivo della Festa del Bene Comune sia anche questo, creare oggi una realtà che sia veramente a misura di persona da tutti quanti i punti di vista, partendo da quello che già c'è e mettendo in rilievo tutto quello che poi possiamo fare. Quindi questa sarà anche un'occasione proprio per invogliare, no, anche a costruire su questo territorio. Grazie, grazie per la tua bellissima testimonianza, Maria Chiara, che tra l'altro ci dimostra come appunto una realtà territoriale, una città, può diventare destinazione a sua volta quando si è in grado di valorizzare le proprie risorse. Bene, quindi vi invitiamo tutti quanti a seguire le pagine social di Tessere Festa del Bene Comune e ancora di più a fare un salto a Matera perché oltre che a godere dei suoi meravigliosi scenari, potreste godere questo fine settimana, appunto, della bellezza di questa iniziativa e delle tante persone che stanno dando vita a questo mosaico. Ecco, credo che Tessere si riferisca un po' anche a Esatto. quello, a questo mosaico di solidarietà, impegno civico e cittadinanza attiva, inclusione sociale e innovazione. Per cui tanti cari auguri di buon lavoro e complimenti per quello che state facendo, Maria Chiara. Magari ci risentiremo a cose fatte anche per un bilancio su questa grande e bellissima festa. Grazie Grazie. Certo, con molto piacere, grazie veramente, buona giornata. a te. E noi, dopo aver salutato Maria Chiara, ci fermiamo solo per qualche istante, ma ritorniamo insieme per recuperare notizie e aggiornamenti e per parlare anche di statistica, un argomento di cui non si parla spesso, per cui vi consiglio di restare in nostra compagnia.